salutare a nome della dirigente, dei docenti, degli studenti del Liceo Volterra, il professor Caputo, ed esprimere un ringraziamento sincero per la sua disponibilità a registrare questa conferenza sulla figura di Dante in esclusiva per il nostro liceo. E un grazie anche a tutti i partecipanti a questa iniziativa, ai colleghi, agli studenti che si stanno impegnando davvero molto per celebrare la figura del sommo poeta. Lascio la parola al professor Caputo. Grazie. Si chiede che rapporto ha avuto Dante con la musica? Ha ricevuto un'educazione musicale? Conosceva i musicisti dell'epoca? E anche come mai, ecco, Bach è in qualche modo messo in correlazione con Dante e l'opera di Bach con l'opera di Dante, la commedia? Ecco, io in un certo senso ho già risposto a una domanda legata a questo rapporto tra poesia e musica, quella che chiedeva in che modo la sonorità delle parole nelle terzine dà un contributo alla narrazione. Rimando al verso di Piccarda Donati, "Iddio si sa qual poi mia vita fusi". Però, ecco, siccome non dimentico in ogni momento una dimensione, come dire, didattica, ecco, agli alunni devo anche dire una cosa che non ho detto prima. Prendetela come una parentesi, ma io la voglio, approfitto dell'occasione per farla. La scena di Piccarda, presa dagli uomini al mal più che al bene usi, qualcosa vi ricorda, vero? Ci sono delinquenti, malfattori che prendono una fanciulla e la mettono in carrozza e la rapiscono. Tale Lucia, presa dai bravi nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ma che vai a pensare? Ma che cosa c'entra? Ma figurati se Manzoni pensava a Piccarda nel momento in cui nella sua mente nasceva, ecco, questa immagine di Lucia rapita dai bravi. Io Poi, te la lascio come sì. interrogativo. Così come, a proposito di sonorità, Dante nell'Inferno dedica ben tre canti dell'Inferno al suo incontro con i diavoli, l'incontro di Dante e Virgilio con i diavoli, e ci dà anche i nomi dei diavoli: Draghignazzo, Calcabrina, Alicante, Alichino, perdona, Alichino, Barbariccia. È vero? Tutti nomi alterati, no? Anche quelli che sembrano diminutivi sono in realtà dispregiativi, suonano male perché siamo in, no, le bestie più bestie, i diavoli. Quindi Alichino, Alichino, Arlecchino, oppure Calcabrina, Colombina, Brighella, Pantalone, Balanzone, Pulcinella. È chiaro cosa voglio dire. Vedete come la capacità della lingua di Dante di influenzare nei secoli. E certo, sono le maschere della commedia dell'arte. Eppure, chissà,
le maschere in quanto figure alterate rassomigliano tanto alle configurazioni che nell'inferno ci sono dei diavoli. Ecco, è un altro così, un'altra suggestione che vi lascio, magari per una verifica, perché no? Ma tornando al rapporto tra poesia e musica, ecco, io, a differenza di Dante, non sono pratico di musica, sono profano di musica, mi piace ascoltarla, ma non so la musica, non so eseguire la musica. E quindi devo affidarmi a quelli che se ne intendono, i quali dicono, appunto, i musicisti. L'altro giorno era appunto il maestro Mario Alberti, il presidente dell'Associazione Culturale La Terzina, che suona, esecutore, insomma, con molti strumenti, ecco, il quale spiegava perché Johann Sebastian Bach può essere considerato una specie di Dante della musica, perché proprio come Dante fabbrica gli attrezzi, non si limita a eseguire. Dante non scrive poesie. Dante, scrivendo poesie, scrive la poesia, cioè detta le regole per essere buoni poeti. Pensate al dolce stil novo, ancora una volta, dolce novo, no? Sono due aggettivi che Dante ritiene proprio propri, la dolcezza e la novità, cioè il distinguersi dalla tradizione. Da questo punto di vista, Dante è il primo scrittore d'avanguardia, se vogliamo usare questo termine, no? Ecco allora che pare che appunto il clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach definisca, ecco, un'impostazione per cui da quel momento tutta la musica, tra virgolette, dipende dall'opera di Bach, così come tutta la poesia euro-occidentale dipende da Dante. Per farvi capire questo, mi riferisco molto rapidamente proprio a un grande poeta anglo-americano del Novecento, Thomas Stearns Eliot. Eliot, premio Nobel, il grande autore che scrive un'opera famosissima che dà a lui la fama, che è The Wasteland, tradotto in italiano La terra desolata. La traduzione è una traduzione novecentesca, appunto, e quest'opera viene considerata nella letteratura anglo-americana l'inizio del modernismo. Quando fu chiesto a Eliot: ma come ti è venuta in mente questa immagine, no, della città, Unreal City, questa città, no, fuori dalla realtà e tuttavia vera, perché descrive la condizione dell'uomo massa nel Novecento? Allora lui risponde: l'immagine mi è venuta pensando al canto terzo dell'Inferno di Dante. In quel momento in cui Dante vede passare tutta la turba, la folla degli spiriti ignavi, e gli ignavi, quelli che, come dire, non hanno saputo nemmeno fare il male, e quindi colpevoli, non sono degni nemmeno di andare nell'inferno, per così dire, secondo Dante, no? Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Però sono tanti, ecco, Dante ci dice, gli ignavi sono tanti, e come lo dice? Con un verso: io non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta. Non pensavo che ci fossero tanti morti nell'aldilà, ignavi così. Ecco, Eliot traduce letteralmente, intorno al verso 63-64 della The Wasteland, esattamente questo verso di Dante. E inoltre, in tanti modi, Eliot ha, diciamo, parlato di Dante come fondamentale per la cultura europea. Addirittura scrive un discorso che poi viene trasformato anche in saggio, in cui dice che Dante è
easier to read. Dante è, potremmo tradurlo, è leggibile. Facile a leggersi? Non rende proprio. Easier. E qui c'è un comparativo di maggioranza. Non è easy to read. Easier. E probabilmente c'è un secondo termine di paragone sottinteso. Addirittura per Eliot, Dante è easier to read than Shakespeare. Shakespeare è fondamentale, ma senza Dante non ci sarebbe stato nemmeno Shakespeare, come non ci sarebbe stato Cervantes, come non ci sarebbe stato Goethe, per dire la grande cultura, no? E dell'Euro-Occidente. Ecco, questo vuol dire Eliot ed è il motivo per cui, appunto, anche nella modernità, se si vuole esprimere la modernità, si pensa a Dante. Ma non è stato osservato che lo stesso titolo che Eliot dà, The Wasteland, è tradotto redazionalmente da Terra Desolata, ma in realtà Eliot ha già tradotto da Dante, perché The Wasteland non è altro che la traduzione letterale del Il Paese Guasto, che è uno dei modi che nell'inferno si usa per dire la vita terrena cattiva. Tutto il male che c'è nella nostra vita terrena, il paese guasto, guasto, è proprio un aggettivo che rende tutto quanto. Allora, tornando quindi al rapporto tra poesia e musica, c'è una prova ormai, ecco, questo è un risultato raggiunto dalla ricerca, quindi in questo senso un po' di archeologia dantesca la sappiamo. C'è un componimento, un sonetto compreso nella Vita Nova, che è fatta appunto di 43 componimenti, 43 parti, e ci sono 31 componimenti tra sonetti, canzoni, c'è una ballata. Insomma, questo sonetto ormai si sa, Dante lo ha scritto quando aveva sì e no 17 anni e soprattutto dopo lo ha inserito, come dire, nell'edizione del libro, no? Da componimento sciolto lo ha messo dentro l'opera che è la Vita Nova. Ma questo, la cosa importante è che questo componimento lui lo aveva scritto per la musica, per essere cantato. Dante ha a che fare con la musica e la riprova qual è? L'incontro con il caro amico, come Forese Donati, il caro amico all'inizio del Purgatorio, l'incontro con Casella, che era considerato il musicista più famoso del suo tempo e che era, guarda caso, un amico stretto di Dante, non diversamente da come era amico stretto, almeno fino a un certo punto, Guido Cavalcanti. Ecco, allora, nella spiaggetta dell'antipurgatorio, prima di cominciare a salire, Dante incontra una schiera di anime e quasi con una sorta di zoom cinematografico, si ferma l'attenzione su una di queste, che si arresta, lo guarda, lo dico in soldoni, ma tu sei Dante, e che fai da queste parti? E Dante spiega ancora una volta, come gli capita spesso, no, di dover spiegare il motivo per cui lui, persona viva, sta in mezzo agli spiriti, no, dell'oltremondo. Ecco, a questo punto Dante prende l'iniziativa e dice: Casella mio, cantami quella canzone che solea quietar tutte mie doglie. Canta una canzone, quella che mi piaceva tanto, no? Quando noi vogliamo sentire una canzone che ci piace, effettivamente dimentichiamo tante altre cose, belle e brutte, no? Siamo tutti assorti. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò El.
e la dolcezza ancor dentro mi suona. E cosa fa Casella? Canta una canzone di Dante. Cosa fa Lucio Battisti? Canta una canzone scritta da Mogol. Mogol e Battisti. Parole e musica. Ecco, non diversamente, sembra un riferimento banale, vedrete che non è così. Così come non è banale comprendere che nel secondo Novecento e anche nei primi decenni del terzo millennio, molta poesia sta dove meno ce l'aspettiamo, cioè nelle opere di parole e musica. I grandi cantautori di vario stile, di vario genere, e tuttavia noi diciamo: ma è una bella canzone, ma è un bel pezzo, e non solo per la musica. No, è vero, spesso le belle opere si distinguono proprio per la qualità del testo, e noi addirittura oggi, qualche anno fa, voi forse eravate appena nati o ancora non nati, eppure il premio Montale che si dà ogni anno ad un bravo poeta è stato dato a un certo Paolo Conte, che è, come sappiamo, un grande musicista, e però un musicista che sa usare anche le parole. Ecco, allora, la stessa cosa è avvenuta, ma chiudo, c'è una conseguenza per Dante. Tutti si sono fermati ad ascoltare Casella che canta la canzone di Dante, è una delle canzoni del convivio, quindi Dante si fa cantare la canzone sua e tutti stanno lì ad ascoltare, compreso Virgilio. Arriva Catone e li rimprovera. Ma che state facendo? Qui bisogna muoversi, perché le anime devono purgarsi, quindi devono salire, non possono stare ferme. E quindi c'è quella bellissima similitudine, no? Quali colombi beati alla pastura, no? Ecco, Dante, poeta del mondo terreno, Dante quante volte avrà visto, come vediamo noi, i colombi che stanno tutti insieme a beccare il cibo, poi basta un disturbo di questa quiete e se ne vanno a 360 gradi e spariscono rapidamente. Ecco, questa stessa immagine sembra quasi che Dante l'abbia fotografata e l'abbia riportata lì. Le anime si comportano nello stesso modo. Ancora un momento dopo riprendono il cammino e Dante nota che Virgilio ha gli occhi bassi e il mento attaccato al petto, cammina un po' così. E allora, maestro, ma che c'hai? Che ti succede? Perché stai così? E Virgilio spiega, si sente in colpa. Perché? Perché lui, che è la guida, avrebbe dovuto fare lui il mestiere che ha fatto Catone, cioè di dire: non rimaniamo fermi, andiamo, camminiamo. E invece anche lui si è lasciato sedurre dall'incanto dell'arte, la poesia e la musica, l'arte che diventa addirittura pericolosamente competitiva del bene e del vero, al punto tale che chi è dentro l'arte sta lì, non se ne vuole andare, non pensa più a salire al cielo. Ecco, vedete, è un tema modernissimo, questo dell'arte, del potere dell'arte, no? Della funzione che l'arte può avere oggi, valore accanto ad altri valori importanti. Ecco, anche questo ve lo segnalo. E poi ci sono, tralascio così, per minima discrezione, alcune domande che mi fate, tipo: quali sono le mie preferenze? Diciamo, io sto cercando di dirvi, ecco, di darvi qualche suggerimento proprio per avere le vostre preferenze, cioè per entrare voi nel poema. Non vi preoccupate all'inizio se non sapete tutto, non dovete per forza andare a vedere le note. No,
cercate di leggere innanzitutto come appunto un racconto, ecco, e di dirlo a voce appena appena sonora, proprio sentire, cantare il libro di Dante, come faceva il Fabbro, come faceva l'Asinaio. E quindi troverete da soli anche proprio questa possibilità, no, di fruire del piacere e della bellezza dell'opera, e però alcune domande invece le riprendo. Perché Dante condanna il desiderio di conoscenza in Ulisse, sebbene lui stesso al termine del suo viaggio nel paradiso affermi di essere riuscito ad appagare lo stesso desiderio? E nella domanda c'è già la risposta. Perché Dante non è Ulisse, ma è Ulisse. Dante è un novello Ulisse. Come con Francesca, ricordate? E caddi, come corpo morto cade. Perché? Perché Dante è Francesca. Dante ha letto i libri d'amore, proprio come Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Lui, la tradizione cortese, la tradizione della poesia d'amore, sta dentro di lui. Lui è come Francesca. Ma, a differenza di Francesca, è riuscito a cavarsela. Ricordate, a un certo punto si fa spiegare tutto al solito da Virgilio e poi conclude: intesi che a così fatto tormento enno dannati li peccator carnali che la ragion sommettono al talento. Qual è la colpa vera di Francesca? Non che si è innamorata del cognato. La stessa cosa era capitata, con qualche piccola differenza, a Lancillotto che scortava la regina Ginevra per il suo re, no? Eccetera, eccetera. Il vero peccato è quello di un eccesso della passione rispetto alla ragione. Francesca ha sommesso la ragione al talento. E quindi Dante la capisce fino in fondo, al punto che sviene, ma riprende il suo cammino, perché lui non è arrivato fino al punto irreversibile di Francesca. La stessa cosa per Ulisse. E ancora oggi noi usiamo, no, quella famosa terzina, i versi che Dante mette in bocca a Ulisse, e sono i versi che per noi significano la frontiera della nostra sete di conoscenza, della ricerca scientifica, no? È vero, Dante lo dice già nel primo rigo del Convivio: gli uomini naturalmente desiderano conoscere. Più chiaro di così, c'è un Ulisse in tutti noi, fin dall'inizio. Ulisse, da uomo, da appartenente al genere umano, vuole conoscere. E cosa fa? Dante ci racconta, fateci caso, questo viaggio di Ulisse non risulta da nessuna parte. Nell'Odissea non c'è. Ulisse arriva a Itaca, fermo, e vissero tutti felici e contenti. Invece no, a Dante risulta anche l'altra tradizione, che Ulisse arriva, vive felice e contento per un po' e poi riprende a navigare, spinto dalla sete inesauribile di conoscenza, e la trasmette agli altri. Considerate la vostra semenza di genere umano. Tutti gli uomini desiderano naturalmente di sapere, scrive Dante nel Convivio. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. La conoscenza senza virtù non va bene, ci vuole quei termini, pensate un po', di cui si ricorderà un certo Machiavelli, è vero o no? Il quale nel suo Principe
dirà che ci sono due elementi che il principe deve avere se vuole conseguire il suo risultato: fortuna e virtus. Virtus, il valore. Fortuna, deve essere fortunato, perché se pur avendo valore incontra così casi non favorevoli e purtroppo non realizza quello che vuole realizzare. Ecco, allora Ulisse, anche lui è un grande retore, un grande oratore, sa parlare. I miei compagni, feci io, si aguti con quella orazione picciola al cammino che appena posce li avrei ritenuti. No, addirittura, vedete, la persuasione, no? La capacità di ottenere consenso. Non a caso Ulisse è visto da molti teorici e studiosi del Novecento come il borghese moderno, no? Cioè la figura umana che ha questo desiderio di appropriarsi del mondo. In questo senso, ed è talmente vero che addirittura si interpreta così anche una vicenda che non è nella commedia, l'episodio di Ulisse con le sirene, no? Ulisse che si fa legare all'albero della nave dopo aver messo la cera dentro le orecchie dei marinai, così i marinai possono continuare a remare senza essere attratti dalle sirene. Ma lui no, lui vuole provare tutte le emozioni della vita umana, non solo in testa, ma anche in pancia e in cuore. E allora si fa legare all'albero, comandando di non essere mai slegato, e così lui ascolta il canto delle sirene e riesce a sopravvivere però. Ecco, questo messaggio è stato molto considerato in età novecentesca, insomma in un'età vicina a noi. Ma tornando appunto a Dante, novello Ulisse, Dante è Ulisse fino in fondo, perché anche Ulisse fa questo viaggio. È un viaggio che qualcuno poi ha trovato, ma è la via fenicia all'Occidente, è la via che facevano i mercanti fenici per andare a Gibilterra e forse oltre le colonne d'Ercole, addirittura le Canarie, e chissà le Azzorre, e chissà dove sono arrivati. Lasciamo stare questo discorso, ma ecco che anche ad Ulisse appare la montagna bruna. La montagna, che per Dante è il dilettoso monte, a Ulisse appare come montagna bruna. Ma perché? Perché, come dice Dante, Ulisse, dei remi facemmo ali al folle volo. Ulisse trasforma, vedete che immagine potente, no? La nave diventa un aereo. Per Dante, no? I remi diventano ali, il volo, ma il volo è folle. E perché è folle? Perché non è sanzionato dalla potestà divina. Ulisse fa questo viaggio solo sulla base delle motivazioni umane, ma così non si va a finire bene. Ecco che vorrebbe arrivare alla montagna. Ci arriva quasi, ma non riesce nemmeno a toccare la riva, perché un turbo nacque che fa girare 3 volte, no, la poppa in suso, e alla quarta volta ire giù come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi rinchiuso. Ulisse non è motivato da nulla, il suo è davvero un viaggio terreno che inevitabilmente diventa infernale. Non a caso lui sta all'inferno come consigliere fraudolento, no? La storia del cavallo di Troia, che a Dante non va giù, insomma, non va bene. Dante è come Ulisse, ma il suo viaggio, lo dicevo prima, nella conversazione, prima che mi interrompessi. Ma io a che venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, ma c'è qualcuno che mi ha concesso di fare questo viaggio.
Ulisse rimane a fondo. Il novello Ulisse può salire al cielo. Ecco, altre domande, come dire, che possano ricomprendere ecco, questo è interessante, dice quanto Dante si è discostato dalla tradizione cristiana riguardo all'interpretazione dei terreni ultraterreni e come mai la Chiesa non ha sollevato obiezione a riguardo? Beh, diciamo, c'è un prima e c'è un poi. Per molti secoli la Chiesa non ha guardato bene alla commedia dantesca. Pensate che la commedia era nell'indice Index Librorum Prohibitorum. Nessuno, come dice, ha mai fatto caso veramente. Abbiamo i più grandi commentatori appartengono alla sfera ecclesiastica nei secoli, no? I chierici, gli abati, per carità, no? No. E però la commedia e in particolare l'altra opera di Dante, La Monarchia, era all'indice dei libri proibiti. Perché? Perché Dante aveva osato diminuire il potere temporale del Papa. E questo però è un valore importante che arriva fino ai nostri giorni, perché poi il Risorgimento italiano cosa farà se non realizzare, ricordate il detto di Cavour, libera Chiesa in libero Stato. I due poteri si devono rispettare l'un l'altro, ma sono separati. Il Papa pensa le anime, l'imperatore, cioè il potere politico, pensa ai corpi, alla vita terrena. Questo vuole Dante. E per secoli è un'utopia, ma poi in realtà oggi noi viviamo anche la contraddizione. Pensate a quella parte del mondo in cui questa distinzione non si è realizzata. Il famoso fondamentalismo, no? Pensate cioè a quelle realtà islamiche, ma non solo islamiche, in cui il capo religioso è anche il capo politico. E insomma, questa confusione non è benefica. E mi fermo qui, ma voi potete andare avanti, no, vedendo anche l'attualità. Ecco, Dante quindi compie un'operazione che è quasi una forzatura rispetto alla Chiesa. E intanto ci sono papi che si sono comportati male e lui li mette all'inferno, tranquillamente. Ecco questo, come ti permetti di mettere nel punto più basso chi stava nel punto più alto? È esattamente questo che fa Dante. E in particolare lo fa capire, questo toccherà al nemico odiatissimo Bonifacio VIII, Papa Bonifacio VIII, no? Che è appunto coprotagonista, come dicevo, di tutti i guai di Dante insieme a Corso Donati e a quelli come loro. Ma dall'altro lato c'è un aspetto che è un valore positivo e questo lo potete cogliere più di tanti riferimenti polemici che ci sono nella commedia. Un solo verso. 150 anni prima di Lutero, Dante dice: Roma, là ove Cristo tutto di si merca. Pensate, già ai tempi di Dante si fa mercato di Cristo a Roma. Lutero, tornato da Roma, affiggerà le famose tesi, no? Ecco, ma al di là di questo c'è un messaggio che Dante ci dà attraverso una figura fondamentale che è quella di San Francesco. Nel canto undicesimo del Paradiso Dante parla in termini amorosi, racconta la storia di San Francesco. Leggete quelle terzine, sono bellissime, sembra di stare ad Assisi nella Basilica Superiore e a vedere gli affreschi di Giotto. Voi dite, ma che c'entra? È che Giotto stava leggendo le cose che l'amico suo Dante stava componendo negli stessi anni? È una bella domanda. Così come un'altra domanda che io vi lascio è:
andate a vedere la Cappella Sistina. Guardate quella parete. Ma figurati se Michelangelo ha letto la Commedia di Dante. Michelangelo ha voluto configurare con gli strumenti della pittura, quindi non con le parole e gli endecasillabi, diciamo così, ha voluto fare la Commedia di Dante. Ed è esattamente la Commedia di Dante, no, le tre parti, fateci caso. E c'è un punto poi in cui c'è anche la faccia di Michelangelo. Lo sapete, andate a vedere le immagini anche rapidamente su internet. C'è questa figura che è una sorta di cencio, no? Cioè ha solo la faccia, il resto non esiste più. È pelle secca, diciamo così. E dove sta questa faccia? Che è la faccia di Michelangelo, come sappiamo. Sta in un punto molto, molto interessante, una sorta di equilibrio precario, perché sta abbastanza vicino all'inferno, ai dannati, senza toccare i dannati, è abbastanza vicino alle parti belle dell'affresco, senza proprio stare lì. E Michelangelo si è messo lì, pronto per probabilmente andare in purgatorio, esattamente quello che ci dichiara vuole fare Dante, perché anche lui si autocolloca, dice: ma tu dove vai a finire in questa organizzazione? Dante fa capire che lui è incerto tra i superbi e i lussuriosi. La lussuria significa innanzitutto il peccato d'amore, quindi la poesia d'amore. Infatti tutti i poeti stanno tra i lussuriosi. Nel purgatorio, li salva tutti i suoi colleghi, Guido Guinizelli, Bonaggiunta da Lucca, Arnaldo Daniello, li mette tutti nel purgatorio. E se stesso è incerto se mettersi tra i superbi, presuntuosi, diciamo così, e i lussuriosi, ma sempre nel purgatorio. Ecco, e quindi tutto questo non poteva essere accolto dalla Chiesa ufficiale se non come una minaccia. Perché? Perché contemporaneamente Dante esalta San Francesco. E cosa esalta di San Francesco? In termini appunto di metafora d'amore, la sua unione, proprio matrimoniale, lui parla di incontro di coniugi, Non dice sesso, ma dice amore tra un marito e una moglie. E chi è il marito? È Francesco. E chi è la moglie? La povertà. Et coram patre le si fece unito. Da anche questa solennità, no? Vi ricordate il momento in cui Francesco si spoglia di tutti i suoi beni, no? E persino dei vestiti, e rimane nudo davanti al padre e a tutta la folla, no? Per fare il suo voto di povertà. Ecco, Dante, che era anche un terziario francescano, vorrebbe che la Chiesa fosse come San Francesco e non come, lo dice in altra sede, quei prelati che sono talmente grassi e grossi che rompono, spezzano la schiena alle bestie che li portano, insomma, no? Quindi un'immagine non proprio edificante. Allora, tutto questo per secoli ha fatto vedere da parte del mondo della Chiesa con sospetto l'opera di Dante, e dall'altro lato l'opera di Dante è diventata una sorta di bandiera per chi voleva che la Chiesa non si occupasse di politica, diciamo, delle cose terrene. Ecco, quindi pensate al nostro Risorgimento. Dante diventa il padre della patria, addirittura con una sorta di misunderstanding, no? Di Foscolo. Foscolo crea un'immagine che non risulta nella realtà. Nei Sepolcri lo chiama Ghibellin Fuggiasco. Fuggiasco, d'accordo, esule, ghibellino, guelfo di parte bianca, ma siccome Dante ha perorato la causa dell'impero come potere che unifica
la natura umana, il genere umano, distinguendolo dal papato, potere spirituale, ecco che Foscolo può dire: Dante ci insegna come fare l'Italia. E da quel momento non ci sarà un paese in Italia che non abbia una via Dante, una piazza Dante, un corso Dante, come sappiamo. Solo nel 1921, 100 anni fa, Papa Benedetto XV, 15, non 16, 16 Ratzinger, Benedetto XV, tirò fuori un'enciclica in cui ribaltava secoli di sospetto, dicendo: ma che dite? Non avete capito nulla. Dante è nostro, Dante è poeta cristiano. Come esalta Dante la religione cristiana, non lo fa nessuno. E da quel momento, come dire, c'è un atteggiamento della Chiesa che tende quasi a incorporare Dante. Ma ecco, al di là adesso di questi possibili eccessi, come dire, laicistici o clericalistici, clericali, anticlericali, che valevano certamente durante il Risorgimento, come sapete dalla storia dell'Italia, no, unita, ecco, oggi noi possiamo dire che è importante questo messaggio che viene raccolto proprio da Papa Francesco. È un messaggio che Dante pone al centro della commedia, che è quello della pace universale. Cioè Dante, proprio nel canto 17° del Purgatorio, dice che è il centro del poema, no? Se ci fate caso, siccome Dante è molto attento a questi numeri, vedete, a metà c'è questo canto, 100 canti, la metà, 50-51, e c'è un verso al centro del centro, beati i pacifici, che son sansira mala, cioè una delle beatitudini, beati i pacifici, cioè beati coloro che costruiscono la pace. Qui non si tratta di amanti generici della pace, no, qui si tratta di gente che realizza la pace in terra per gli uomini di buona volontà. E dice Dante: se c'è la pace universale, gli uomini potranno esercitare il libero arbitrio dato dal creatore. Il libero arbitrio significa la capacità di scegliere tra bene e male, possibilmente scegliendo il bene, no? Ecco, Dante dice: per fare questo bisogna essere buoni cittadini. Si è buoni cristiani anche perché si è buoni cittadini. E come si fa a essere buoni cittadini? Realizzando la pace universale. È un messaggio vecchio? O è forse il problema dei nostri giorni? Ecco, mi fermerei qui.